Ora recupero di Trey Williams che va dall'altra parte a inchiodare la schiacciata del 6-3. Trey Williams. Allora Trey Williams prova a buttarsi dentro, però perde malamente una palla. Contropiede di Brindisi, Gaspardo va a chiudere dopo il dai e vai con Adrian Banks. Altro recupero di Brindisi, gli ingressi di Sutton e Martin stanno cambiando l'andamento di questa partita e la tripla di Adrian Banks che si iscrive e dice ci sono anch'io oggi a Pesaro. Ancora doppio blocco, esce bene però Brindisi in difesa, Miaschi allora si butta dentro, molto bene Federico Miaschi che trova un appoggio al tabellone. Cusizza per Zanotti, si va dentro, ancora da Totè che si prende tutto lo spazio e va a inchiodare di potenza. Sutton conduce il contropiede, campo grande a spazio, deve prendersi questa tripla, se la prende e la manda a bersaglio, seconda tripla in fila dopo quella di Darius Thompson. Serve Trey Williams che non aspetta un attimo, si alza da tre punti e segna. Trey Williams, Pesaro che è lì a meno 7, Banks ha un sacco di spazio dall'altra parte, risponde con la stessa moneta, un'altra tripla. Pusizza si alza ancora da tre punti e segna la sua seconda tripla di fila, Vasa Pusizza. Banks dall'altra parte, terza tripla in fila e ancora si batte i pugni al petto. Bello qua il passaggio di Pusizza e la schiacciata di Leonardo Totè di prepotenza. Va corto, rimbalzo di Brown, fuori per Zanelli, altra tripla e altro canestro da tre punti anche Ale Zanelli. È arrivato quest'anno alla corte di Vitucci, la sua prima stagione in Serie A. Intanto Thompson con la schiacciata in contropiede, facile facile, si lancia dall'altra parte in contropiede per Miaschi, ha tutto lo spazio del mondo Zanotti che segna da tre punti, seconda tripla della sua partita. Oggi non una giornata positivissima, intanto Iri si cangi, si prende questo bello arresto di tiro.